Signori, bentornati carissimi in questo nuovissimo video YouTube. Signori, è arrivata una patch, la 14.17, esattamente ieri. Che ve lo dico subito, è una patch clamorosa, una patch ai limiti dell'irreale, del surreale, ai limiti del divino. Hanno fatto un lavoro pazzesco, ma andiamo a vedere nello specifico che cosa è stato toccato in questa patch 14.17. Aggiornamenti nel negozio dei gettoni. Era stato già dichiarato il mese scorso, adesso è attivo. Novità della settimana: quando viene rilasciata una nuova carta di serie 5 per la prima settimana dalla sua uscita su Marvel Snap, apparirà in una sezione apposita. Adesso lo shop ha tre, diciamo, icone. Ok, una delle icone è proprio la carta nuova appena uscita, che per una settimana rimarrà lì, craftabile ovviamente con i 6.000 Collector's Tokens, quindi classica serie 5. Però appena uscita la potrete prendere subito, quindi se voi c'è una carta che desiderate tantissimo, sapete che uscirà la terza settimana del mese, potete prenderla il day 1 appena esce, grazie a questa nuova, diciamo, sezione dello shop. Dopo aver comprato la carta novità della settimana, questa sezione verrà nascosta fino all'uscita della prossima carta, quindi dopo scomparirà fino a quando non esce una carta nuova. Se desideri ottenere le carte non appena vengono rilasciate, questa è la funzione che stavi aspettando. Le varianti Ultimate sono tra le più epiche di tutto il gioco. Sto per morire. Per questo motivo pensiamo che si meritano una sezione tutta per loro. Quindi finalmente le varianti e Ultimate Variant, che sono stupende, sono fantastiche. E questo cambiamento è un problema. Ecco, questo è un problema della patch. Perché immaginatevi aprire lo shop il giorno, andare sul vostro market. E ogni giorno vi vedete quella Ultimate Variant che vi sta chiamando, dice: ma è il Nuzz completo? Sì, è il Nuzz completo, ma è un problema grossissimo perché costano 5.000 Collector's Token. Quindi dovrete fare delle scelte. Magari qualcuna, una volta che siete in endgame e state finendo la collezione, potete pensare di prenderla, ma pensare di prenderle con costanza, a meno che, insomma, non siete figli di Silvio Berlusconi, sarà molto difficile. Andiamo avanti. Abbiamo deciso di spostare le Ultimate Variant in una rotazione diversa dalle carte di serie 4 e 5, così da rendervi più semplice abbellire il vostro mazzo. Grazie, grazie che avete pensato a noi poveri. Grazie. Serie 4 e serie 5. Il funzionamento di questa sezione non è cambiato molto, ma d'ora in poi conterrà soltanto carte di serie 4 e serie 5, l'avevamo detto già il mese scorso. Al suo interno apparirà una carta non ancora in tuo possesso tra tutte quelle disponibili da serie 4 e 5. Quindi ovviamente apparirà una che non possediamo. E la rotazione cambierà ogni 8 ore, quindi classico. Le nuove carte della serie 5 verranno aggiunte a questa sezione solo dopo essere uscite dalla novità della settimana. Quindi ovviamente se avete la novità della settimana nella sua sezione di fianco, non vi uscirà nel reparto delle serie 4 e serie 5 che non avete. Quindi solo quando uscirà dall'altro reparto, finiranno nella serie 4 e serie 5 classico. Aggiornamento aree di gioco: abbiamo apportato dei miglioramenti alle nostre aree di gioco. Andate a scoprire le nuove arti e gli effetti sonori, bellissimi. Se non l'avete visto, signori, molto molto bello. Il campo da gioco è cambiato, ci sono degli effetti sonori modificati. Insomma, la qualità audiovisiva aumenta di patch in patch di questo gioco. Calo di serie stagionale: alcune carte sono passate a serie inferiori. Le carte scese dal 5 alla serie 4 sono Ghost, Stature e Modok. Non vedo l'ora di trovare Ghost e Stature con serie 4, saranno molto più accessibili. Stature finalmente potremo giocare Bolt. E Ghost non vedo l'ora di giocarla in un mazzo control, ma un mazzo che non vuole la priorità. Quindi adesso che abbiamo trovato Valkyria, un altro dei momenti più epici della live di ieri, adesso siamo pronti per giocare al meglio anche una carta come Ghost. Dobbiamo solo trovarla. Dalla serie 4 alla serie 3 invece scendono il Nuzz del Nuzz del Nuzz completo. Questa penso che sia la rotation più OP di sempre delle serie, dalle 4 alle 3. Scendono Shuri, scende Bast, scende Valkyria, scende Super Skrull fortissimo. E Black Panther, che comunque non ha mai visto il gioco, ma è una signora carta. O comunque ha visto il gioco poco. Adesso forse magari con il cambiamento di Shuri, che andremo a vedere dopo, potrebbe vedere più gioco anche Black Panther, perché no? Aggiornamenti generici: i giocatori che raggiungono il grado infinito adesso potranno scontrarsi solo con altri giocatori di grado infinito. Sacrosanto, sacrosanto.
Quando tocchi una carta nel negozio o nella collezione, nei dettagli adesso sarà possibile visualizzare anche i riconoscimenti degli artisti, la serie di appartenenza, quindi esempio serie 3, serie 4, serie 5, e la rarità della variante, esempio rara, super rara o ultimate. Questa finalmente, questa è una, sembra una chicchetta stupida, ma se ci pensate, era assurdo che noi per sapere di che serie era la carta, tante volte noi player mi chiedono, ma di che serie era la carta? E io li rimando sempre su siti tipo Marvel Snapson, dove sono tutti catalogate. E no, è giusto che nel gioco uno abbia tutte queste informazioni. Quindi sapere di che serie è la carta è giusto che venga riportato direttamente all'interno del gioco. Quando viene ispezionata una carta nel gioco, è possibile girarla per visualizzare completamente il. No, vabbè, questa cosa qui. Quando viene ispezionata una carta nel gioco è possibile girarla per visualizzare completamente il dorso. Abbiamo apportato anche altri miglioramenti per ottenere nuovi scorci dei dorsi e mostrare un pieno dettaglio in 3D. Questa cosa non l'avevo letta. Questa cosa è il Nuts completo. Prossimo video di YouTube subito andremo a fare questa cosa. Se in un giorno vengono superate le 10 ore di gameplay, per il resto della giornata i giocatori non potranno più ottenere XP dal pass stagionale. Questo viene fatto apposta per evitare i tryharder che creino troppo gap. Anche se in realtà il pass stagionale non è che crei tutto sto gap. Quindi. Cioè le casse, quelle dopo superati i 50 sono abominevoli. Quindi in realtà, vabbè, è una cosa per tenere a freno, diciamo, la differenza di account di uno che veramente può farmare tantissimo tempo, però siamo per 10 ore di gameplay, vabbè. Comunque, vabbè, questo in realtà ci interessa poco. E il tracking del livello collezione è stato esteso, vabbè, il numero da dove arrivava il livello collezione ovviamente è una cosa che sarà estesa col passare del tempo. Audio, nuovi effetti sonori per Squirrel Girl, trascinamento, nuovi effetti sonori per Campo Lake, la location che vi dà la tre mana. In mano, aggiunto il supporto per il doppiaggio thailandese indonesiano. E non vediamo l'ora di mettere il thailandese allora dal prossimo video. Aggiornamenti di bilanciamento di gioco. Ah, arriva una delle parti più succose, signori. Qui è stato fatto un lavoro clamoroso da parte di Second Inner. Andiamo a vedere nello specifico che cosa è successo. Sulla scia del nostro ultimo cambiamento al bilanciamento del gioco, abbiamo osservato che il meta si è assestato in una forma molto più sana rispetto a prima. Tuttavia le nostre modifiche ai mazzi Shuri Taskmaster e Lockjaw Lich, con o senza Thanos, sono state troppo superficiali, quindi ammissione di colpe da parte di Second Inner. E queste rimangono di fatto ancora troppo potenti. Il cambiamento odierno è mirato a depotenziare questi due mazzi. A parte Shuri Taskmaster, il meta attuale è migliorato e in linea con i nostri standard. Quindi diciamo che il meta sono contenti di come è migliorato, però questi nerf che vanno a fare oggi andavano fatti. E signori, preparatevi perché se non l'avete visti. Se non li avete visti, sono dei nerf che veramente impatteranno tantissimo sul gioco. Shuri, prima 4-2 alla scoperta, raddoppia la forza della prossima carta che giocherai. Adesso, sempre 4-2, sempre alla scoperta. Se giochi la tua prossima carta qui, in questa location, la sua forza raddoppierà. Quindi adesso, se volete sfruttare Shuri, dovete giocare la carta nella location di Shuri. A livello di punti è identica a prima, quindi hanno mantenuto sano il power level di Shuri, con una piccola differenza che adesso è molto più giocabile, molto più predictabile quello che l'avversario sta facendo. Non potete giocare il pezzo grosso dietro a Cosmo, questa cosa è fondamentale. Quindi voi potete fare Shuri, giocare Taskmaster da 24, quello che è, ma dovete farlo nella location di Shuri. Questo scoprirà il vostro Red Skull, scoprirà il vostro Red Skull a eventuali Shang-Chi. E questa cosa, signori, cambia completamente la forza del mazzo, quindi una carta molto più bilanciata e magari con questo cambiamento verrà sfruttato di più magari la combo effettivamente con Black Panther, dove poi voi magari volete andare a fare Zola, cose del genere, oppure la combo con carte come Capitan Marvel, carte come, insomma, carte più tecniche e la forza raddoppiata. Potete comunque sempre fare Shuri, passo She-Hulk in Taskmaster, però sapete che She-Hulk lui la deve fare in quella location e quindi insomma avete modo per provare a fare qualcosina. Detto questo, per esempio Negasonic che adesso è una serie 5 quindi non tutti ce l'hanno, ma se un avversario vi fa Shuri mettete Negasonic lì e state parati. Quindi insomma la carta adesso è molto più counterabile. Sacrosanto questo cambio a Shuri, mi piace perché comunque l'effetto è rimasto lo stesso. Il quantitativo di punti che riesce a fare è comunque lo stesso, quindi il power level
della giocata rimane. Leech, signori, Second Inner ci ascolta. L'abbiamo detto da settimane, da mesi. Il problema di Leech è che, ok, è una carta fortissima, silenziare tutta la mano, siamo tutti d'accordo. Però un conto è se te lo tirano di turno 3, di turno 4, te lo rampano, sia con carte come Lockjaw, sia con semplicemente con effetti di ramp, ritrovarsi la mano silenziata già dal turno 3 al turno 4, letteralmente annichilente, almeno uno. Se la mano gli viene silenziata al turno 6, ok, c'ha 5 turni di tempo per fare qualcosa, c'ha 2 turni di tempo. Se ti viene silenziata la mano al turno 3, letteralmente è annichilente. Quindi Leech prima era alla scoperta, rimuovi le abilità di tutte le carte della mano avversaria. Adesso funzionerà molto similmente a Daredevil all'inizio del turno 6. Quindi Leech voi lo potete giocare quando volete, lo potete anche rampare. Però la sua abilità si attiverà all'inizio del turno 6. Rimuovi tutte le abilità delle carte nella mano del tuo avversario. Quindi ipoteticamente potete anche distruggerlo. Cioè, se voi trovate un modo per distruggerlo, potete counterargli l'effetto prima del turno 6. Non ci aspettavamo che Leech sarebbe diventata una delle carte più giocate e abbiamo notato che di recente è stata causa di frustrazione. Lo è quando un finalizzatore è forte contro carte basate sulla forza come Leech il Cavo. E ho un mazzo permette di giocare Leech prima del turno 5 troppo spesso, come Lockjaw Thanos. Abbiamo provato in passato di indebolire le carte più forti in quei mazzi, ma è stato un ostacolo al bilanciamento e al design. Quindi abbiamo rimosso il Leech in anticipo dell'equazione. Leech è stato pensato come difesa da carte giocate a fine partita e da combinazioni, senza troppo supporto da altre carte, quindi risulta utile quando i mazzi avversari hanno un grande vantaggio. Questo cambiamento gli dovrebbe permettere di rispettare il suo ruolo quando necessario, senza diventare un elemento fondamentale del meta. Quindi qua dice, con questo cambiamento dovrebbe diventare una tech per counterare i mazzi combo, quella tipologia di mazzi là, non una carta che tu giochi a prescindere perché è broken, perché magari in un ramp se ti viene rollato Leech a turno 3, Leech a turno 4, ti va benissimo. Perché è il turno 4 per l'avversario, per te invece è il turno 5, che in realtà diventa un altro turno 4 grazie alla rampata, e quindi Leech di turno 4 non ti pesa giocarlo, invece di turno 5 comunque più lento. Sacrosanto questo cambiamento a Leech. Lockjaw, signori, finalmente un nerf di Lockjaw, finalmente noi abbiamo capito che Lockjaw era sgravo, finalmente l'abbiamo capito. Ci abbiamo messo un sacco di tempo. Prima 3-2, dopo che giochi una carta qui scambia con la carta del tuo mazzo. Adesso, dopo che giochi una carta qui, scambia una carta del tuo mazzo una volta per turno. Signori, questo cambiamento è sacrosanto, è fondamentale. Quella combo è troppo sgrava, cioè giocare pezzi a 0, ciclarli, pezzi a 1, cioè era una roba completamente insane. È assolutamente sacrosanto. Vi dirò di più, Lockjaw rimane una carta super giocabile perché quell'effetto è fortissimo. Adesso semplicemente potete fare, che ne so, Wasp più un'altra carta giocata. Inoltre, questo nuovo Lockjaw permette nuove interazioni che prima non si potevano fare. Una delle interazioni fondamentali che potete fare con il Lockjaw di adesso è quella di ciclare l'abilità di Lockjaw, quindi comunque tirare la vostra Wasp, tirare il martello di Thor, tirare un drop a 1, quello che vi pare. E poi c'era una cosa che prima non potevate fare, ovvero mettere dei pezzi grossi nella location di Lockjaw, perché si sarebbe buttato nel mazzo. Adesso invece potete farlo, perché se voi proccate prima, nello stesso turno giocate Wasp, proccate Lockjaw. Dopo, la seconda carta giocata all'interno di quel turno non sarà affetta da Lockjaw e potete andare a mettere un pezzo più grosso o un pezzo chiave che volete far rimanere in board, che non volete buttare nel mazzo. Questa cosa è non è da sottovalutare. Quindi assolutamente Lockjaw, molte persone pensano un po' come Aero è morto. No, 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 no. Lockjaw è ovviamente depotenziato, però c'è un'interazione nuova che prima non aveva, che adesso vi permette di controllare un pochino meglio la location dove lo giocate. È assolutamente ancora giocabile, perché tanto, a parte i mazzi Thanos, per esempio nei mazzi Wasp, nei mazzi Kotor, voi difficilmente giocavate tutte e due i pezzi nello stesso turno con Lockjaw. Quindi in realtà, al di fuori del mazzo Thanos, dove ovviamente lì si sente questo cambiamento, negli altri mazzi Lockjaw finalmente verrà utilizzato. Nei mazzi dove originariamente è stato pensato per essere utilizzato in maniera più sana. Quindi stragiusto questo cambio, stragiusto, stragiusto. America Chavez,
Prima, se peschi questa carta al turno 6, cioè peschi sempre questa carta al turno 6, mai prima. Adesso inizia dal fondo del tuo mazzo, peschi questa carta al sesto turno. È identica a prima a livello di thinning, cioè quando si parla di farmi pescare una carta prima, e quindi lei che non viene pescata, è uguale a prima, perché una carta che finisce in fondo al mazzo vi thinna tutte le altre 11 carte del deck, le mette prima, ok? E su questo non c'è dubbio. L'unica differenza è che con l'interazione con carte come Jubilee, l'interazione con carte, comunque stanno facendo una meccanica che uscirà nel prossimo mese, che è quella di interagire con la prima carta del mazzo. Capite bene che America Chavez avrebbe rotto un po' le scatole, e quindi anche per questo è stata messa in fondo al mazzo. In precedenza, se stavi per pescare America Chavez, avresti pescato al suo posto la prossima carta. Ciò significa che nel corso del gioco lei tendeva a stare in cima al mazzo fino ad ora. Senza contare Yondu, questa cosa non aveva un grande impatto, ma limitava la possibilità di far apparire carte che interagiscono con la cima del mazzo. Esatto. Speriamo che questo aggiornamento non abbia un grosso impatto sull'efficacia generale di America Chavez. Assolutamente. E invece, secondo me, è un miglioramento proprio in funzione delle carte che usciranno il mese prossimo. E anche con Jubilee, alla fine voi non volete tirare America Chavez, dai. Andiamo avanti. O comunque con la vecchia Jubilee, perché adesso tornerà la vecchia Jubilee. Andiamo a vedere Jubilee 4-1 prima. Alla scoperta aggiungi nel campo una carta dal tuo mazzo. E adesso invece è tornata la prima Jubilee, ovvero alla scoperta aggiungi nel campo la carta in cima al tuo mazzo. Quindi questo cambiamento è tornata la vecchia Jubilee. Alcuni dei nostri giocatori si ricorderanno di quando Jubilee possedeva questa abilità. A quei tempi Jubilee diventava spesso una 4-10, dato che tirava continuamente dentro America Chavez. Perciò decidemmo di cambiare l'effetto di Jubilee invece di quello di America Chavez, dato che sarebbe stata una modifica molto più facile da applicare. Tuttavia, stiamo cercando di progettare carte che in futuro interagiscono con la cima del vostro mazzo, quindi abbiamo deciso di ripristinare anche questa funzionalità. Ci aspettiamo che per il momento questo aggiornamento non abbia un grosso impatto su Jubilee. In realtà, secondo me, questo è un cambio che ci sta a tutto, giocare la prima carta del mazzo, soprattutto in funzione delle carte che usciranno mese prossimo. Signori, il capo proprio lui, il leader, torna ad essere una carta fortissima. Alcuni saranno contentissimi perché il leader è stata forse l'unica carta del gioco che dal nerf è completamente uscito morto con le ossa rotte. Signori, il leader torna una carta fortissima e viene ricambiato secondo me nella maniera in cui forse originariamente avrebbero potuto nerfarlo. Ma andiamo a vedere che cosa fa. 6-7 alla scoperta, copia nel tuo lado tutte le carte avversarie giocate nel turno sul campo a destra da dove giochi la carta. Questo era il leader reworkato che faceva schifo, ingiocabile, letteralmente ingiocabile. Adesso 6-2, quindi 2 di body alla scoperta, copia nel tuo lado le carte con la forza più alta giocate dal tuo avversario durante questo turno. Signori, Leech copierà sempre la carta più forte a livello di punteggio giocata in questo turno dal tuo avversario. Questo significa che se l'avversario gioca una carta singola, è tornato il vecchio leader, però con 2 di body anziché 4, quindi molto più bilanciato. Se l'avversario invece gioca più carte, copieremo solo quella con la forza più alta, quindi comunque quella che impatterà di più. Nel caso in cui fossero dei pari meriti, quindi l'avversario, che so, gioca 3 carte a 4, noi le copiamo tutte e 4. Signori, il leader è tornato. È fortissimo. Ed è molto più bilanciato rispetto al vecchio leader. Quindi il vecchio leader era frustrante perché era una carta brainless che potevate mettere dentro qualsiasi mazzo. Adesso il leader è una carta da mazzo ramp, perché capite bene che se rampate leader, magari giocate Sandman, costringete l'avversario a giocare una sola carta per turno, il leader lì diventa super sinergico, perché potete fare leader e poi potete fare Odino sul leader. Insomma, leader torna a essere una carta bella, ma molto più intelligente di prima. Assolutamente questo cambiamento di leader ci piace. Signori, io ho apprezzato tantissimo questa patch. È difficile trovare un neo questa volta. Nel senso che hanno toccato le carte veramente più fastidiose. Hanno buffato la carta che non si giocava, una delle carte chiave che non si giocava. Ovviamente arriveranno altri buff nelle prossime settimane, perché non ci dimentichiamo che adesso partirà la patch settimanale di bilanciamento. Quindi ci sarà una patch praticamente ogni settimana. E che dire? Signori, io sono estremamente soddisfatto. Questa è la patch degli dèi. Questa è la patch degli dèi, la patch che aspettavo. Ovviamente vi ricordo sempre che Marvel Snap è un gioco praticamente in open beta, dove c'è ancora degli accessi anticipati, come ad esempio la versione da PC, quindi la stiamo aspettando.
Ma nei prossimi mesi uscirà il competitivo con la modalità conquest all'interno del gioco, perché no, magari partiranno anche dei tornei più competitivi. Adesso arriverà anche la leaderboard, quindi diventerà un po' più competitiva la ladder anche a livello dopo l'infinito. La gente giocherà per una classifica e non più per memare e provare mazzi. O comunque chi vuole memare e provare mazzi può farlo, però ci sarà una classifica che renderà le partite molto più spasi e la perdita e la vincita di cubi molto più interessante. Insomma, arriveranno tantissimi cambiamenti ancora. Il gioco sta migliorando di patch in patch e questo lavoro di bilanciamento è veramente qualcosa di importantissimo, è qualcosa che apprezzo tanto. Mi piace come nerfano, come cambiano, anche come buffano. Sono delle persone competenti nel gioco e sono delle persone anche che stanno ascoltando la parte buona della community, quindi quella che si lamenta con il senno, non quella che si lamenta a prescindere, che non è una cosa semplice al giorno d'oggi, assolutamente. Io darei quasi un 10 a questa patch. Questa è una patch da 10. Questa è una patch da 10. Non dico lode perché la lode, insomma, la lode è la lode. Però questa è una patch veramente da 10. Bellissima patch, signori. Non vedo l'ora di giocare con questo nuovo meta. Non vedo l'ora di provare nuovi mazzi e soprattutto non vedo l'ora di provare Valkyria. Signori, io spero vivamente che questo video vi torni utile per sapere tutte le informazioni più importanti che sono cambiate su Marvel Snap. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi, che è quello che vi è piaciuto di più, quello che vi è piaciuto di meno, che cosa vorreste vedere dalle patch future. Sono curioso di sapere la vostra come sempre. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione, una condivisione. Attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e le novità del canale. Noi ci becchiamo tutte le sere in live.